Siamo a Piazza Sant'Anna, che doveva essere il salotto di Teramo, il luogo della cultura, il luogo degli eventi, degli spettacoli, e che in realtà spesso diventa solo un parcheggio privato del concutator e dei suoi lobbisti. E a volte capita che invece qualche sventurato ci parcheggia e allora subito corrono le persone dovute per fare le multe. Ma insomma, in questa piazza, in questa ZQL, davvero chi può entrare, chi può parcheggiare? È un parcheggio privato e allora perché non lo si scrive? È un parcheggio a disposizione di chi ne ha diritto e allora perché corrono i vigili a fare le multe previo poi una contestazione? Ecco, questa è una delle domande che volevamo porci. Ma poi questa piazza Sant'Anna, questa piazza al centro di Teramo, questa piazza storica del vecchio Duomo, che doveva diventare, che doveva essere il luogo degli eventi, della cultura, e dove sono questi eventi, dov'è questa cultura, dove sono questi accadimenti che dovevano cambiare il volto della città in questa Teramo virtuale, che è rimasta solo virtuale, in questa Teramo che evidentemente ti piace tanto, perché se non dici nulla evidentemente ti piaci tanto, in questa Teramo in cui non avviene nulla, in cui non accade nulla, in cui vivono solo delle scimmie.